Il comune di Oristano ha revocato la convenzione con la San Quirico Solar Power. Lo ha deciso questa mattina la giunta Luzzu, che ha deliberato la revoca dell'atto del 2014 che stabiliva i rapporti tra il comune e la società per l'installazione dell'impianto solare termodinamico a San Quirico. La convenzione prevedeva che la società versasse 50.000 euro all'anno al comune, ha comunicato il sindaco con una nota, ma deve essere chiaro che il comune è contrario a quell'impianto. Una posizione che era nota già da tempo, ma che oggi è stata messa ufficialmente agli atti, portando a conclusione la procedura di revoca avviata lo scorso marzo. Unico problema, l'impossibilità da parte dell'amministrazione, a causa di una recente legge regionale, di scegliere inderogabilmente la destinazione d'uso dei terreni, in particolare in questo caso quella dell'area dove dovrebbe sorgere l'impianto, che passerebbe da zona agricola a zona produttiva contro la volontà del territorio. Ecco perché il sindaco ha deciso di inviare una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, specificando la posizione del comune e chiedendo il suo autorevole intervento presso la regione Sardegna e nelle sedi opportune, per fermare una volta per tutte, ha specificato il primo cittadino, il tentativo di violare il territorio in dispregio della volontà popolare. I 39 oggetti sacri che erano stati rubati dalla chiesetta campestre nel centro Due Sasso ad Arborea nella notte fra il 18 e il 19 marzo scorsi sono stati rinvenuti in un negozio di antiquariato di Cagliari. Ad effettuare il ritrovamento, gli agenti del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, guidati dal luogotenente Orlando Cara, che stamattina, durante una conferenza stampa, hanno restituito la refurtiva alla Chiesa, nella persona del vescovo della diocesi, Monsignor Ignazio Sanna, e del parroco della Chiesa, Don Silvio Foddis. Il commerciante di Cagliari, come ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Oristano, Ezio Domenico Basso, avrebbe acquistato la merce da un ricettatore, ignaro che il suo acquisto riguardasse oggetti sottratti alla Chiesa di Arborea. Le indagini per individuare il colpevole del furto sono ancora in corso. Parte del materiale rinvenuto intanto è stato danneggiato, ma il parroco e il sindaco di Arborea, Manuela Pintus, hanno espresso la loro piena gratitudine nei confronti delle forze dell'ordine per aver riportato a casa gli oggetti sacri. Probabilmente verranno esposti in una mostra temporanea, come ha proposto il primo cittadino. Ennesimo caso confermato di febbre del Nilo in un paziente ricoverato presso l'ospedale San Martino di Oristano proveniente da Arborea. E con questo sono tre i casi di contagio sugli uomini in meno di un mese registrati in provincia di Oristano. A metà agosto erano stati ricoverati in gravi condizioni un 72enne di Terralba, che si è ripreso e è stato dimesso la settimana scorsa, e un uomo di 84 anni di Tramazza, ricoverato a Sassari. Le sue condizioni sono in miglioramento. Oramai si sa, i serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, più frequentemente del tipo Culex, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. La febbre Westline non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. L'ASL di Oristano fa presente che per il monitoraggio della circolazione virale sul territorio è importante segnalare subito la presenza di carcasse di volatili, perché possono essere indicative per la presenza o meno del virus. Si possono chiamare i numeri del servizio veterinario ASL. Il ragionamento è per tutto il medesimo. La famosa circolare Gabrielli sulle norme sulla sicurezza in vigore da maggio 2017 restano ancora un ostacolo per gli enti amministrativi italiani, soprattutto per quelli più piccoli che, per uniformarsi a tutte le richieste del Ministero dell'Interno, devono spendere troppi soldi anche solo per la burocrazia. Il presidente della Proloco di Arborea, Paolo Sanneris, ha diffuso un comunicato nel quale prende posizioni sulle stringenti regole. I luoghi di svolgimento delle manifestazioni saranno quelli del centro fieristico sulla strada 19 Est per quanto riguarda la Sagra della Polenta, con svolgimento domenica 21 ottobre, mentre tutti gli altri eventi avranno come epicentro la piazza Maria Ausiliatrice, in particolare il 27, 28 e 29 ottobre. La rigidità delle disposizioni impone scelte sull'utilizzo di spazi che abbiano minore impatto con i problemi della sicurezza. Ed è in rapporto a questa primaria esigenza che si è scelta l'area della fiera, spiega il presidente Sanneris. Utilizzare Piazza Maria Ausiliatrice avrebbe significato mettere a norma 5 ingressi dotandoli di appositi New Jersey, ovvero blocchi in cemento armato, aventi oltretutto costi ragguardevoli, con gli ingressi a loro volta presidiati da personale di assistenza e mezzi che possono spostarli in caso di necessità. Il tutto a
norma con quelli che sono definiti ingressi alle manifestazioni. Misure speciali, continua il presidente, che saranno presenti anche nel recinto fieristico, che però è già dotato di una propria impiantistica. L'impegno della Proloco, conclude Sanneris, è quello di assicurare ai visitatori la massima visibilità e fruibilità del territorio, del centro urbano e delle sue specificità, con i materiali di informazione che terranno conto di questa primaria esigenza. Nelle scuole oristanesi è tutto pronto per cominciare l'anno scolastico. Qualcuno ha già scelto il proprio compagno di banco e qualcun altro lo potrà fare lunedì 17, quando tutti gli istituti saranno ufficialmente aperti per il nuovo inizio. Giungono nella giornata di oggi gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco Andrea Luzzu e dell'assessore delegata alla pubblica istruzione Stefania Zedda. Desideriamo confermare il nostro impegno nei confronti delle nuove generazioni per assicurare a tutte e tutti le stesse opportunità, hanno dichiarato, augurando ai giovani un percorso dove coesistano meraviglia e curiosità, amore e ambizione per la conoscenza, nel rispetto di regole, ruoli e con reciproca lealtà. La scuola, come la città, deve essere una comunità aperta e responsabile, inclusiva e coesa, capace di crescere, competere e accettare le sfide di oggi e che ci preparano al futuro. Tenendo bene a mente, concludono Zedda e Luzzu, che la ripresa delle lezioni è motivo di emozione e di entusiasmo, ma anche di responsabilità, quella stessa responsabilità che riguarda noi amministratori che sentiamo il dovere di impegnarci come voi per una scuola più efficiente e accogliente, dove serenità e voglia di fare marciano di pari passo nella consapevolezza dell'importanza di quanto voi fate e del ruolo che ha il Comune per agevolare la formazione armonica dei cittadini, protagonisti con i loro docenti di un'esperienza che segna e costruisce la vita di ciascuno e delle stesse famiglie, parte essenziale della comunità che rappresentiamo. È stato un mix toccante di emozioni quello che nella serata di giovedì 13 settembre è stato vissuto nel centro di Oristano, l'occasione non il solito scontato e ripetitivo spettacolo musicale, ma la cerimonia di apertura del campionato nazionale di equitazione riservato ai giovani con disabilità. 12 le delegazioni presenti, 200 circa i protagonisti, cavalieri, amazzoni, familiari, accompagnatori e tecnici. Sino a domenica 16 settembre, cavalli e cavalieri saranno impegnati sul campo ostacoli del centro ippico oristanese in località San Quirico, messo a punto dal titolare Antonio Madeddu e dallo staff tecnico guidato da Roberto Palmieri. 3 giorni di gare che non mancheranno di creare ulteriori emozioni, manifestate nella cerimonia di apertura nella quale il sindaco Andrea Luzzu con alcuni assessori ha portato il saluto della città, al quale si sono uniti il presidente del CONI Gabriele Schintu e la presidente della Federazione Regionale Paralimpica, tamburini e trombettieri della Proloco con le ragazze e i ragazzi tutti indossanti i colorati costumi di Oristano, nell'accompagnare le delegazioni sono stati degne e suggestiva nota parte di una piacevole serata destinata a restare nella memoria dei ragazzi ospiti, dei familiari e dei dirigenti dei diversi club. Già oggi venerdì lo svolgimento delle gare, sabato e domenica alle 8:30 assegnazione dei nomi e alle 10 inizio delle gare salto ostacoli. Le squadre di Abbanoa hanno programmato una nuova campagna di sostituzione dei vecchi contatori a Baratili San Pietro, San Nicolo d'Arcidano, Terralba, Baressa, Busacchia e Aido Maggiore. L'iniziativa riguarderà circa 1300 utenze con apparecchi che ormai hanno più di 10 anni di attività. Assieme alla campagna di sostituzione saranno effettuate anche le letture. I tecnici saranno muniti di tablet georeferenziati che consentiranno di caricare i dati direttamente nel sistema informatico ed eseguire la fotografia dei numeri indicati dai misuratori, a garanzia dell'esattezza della lettura. Se i clienti non dovessero essere in casa al momento del passaggio dei tecnici, sarà lasciata una comunicazione. In un'ottica di completa trasparenza dell'attività, gli operatori eseguiranno la rilevazione fotografica del contatore sostituito in modo da prevenire eventuali contestazioni.
Questa mattina la Commissione al Commercio e alle Aree Mercatali del Comune di Oristano e l'assessore comunale Stefania Zedda hanno respinto le istanze venute da alcuni residenti che chiedono che il mercatino di Oristano non venga sistemato nella via Ugone III. A causa di lavori di sistemazione di via Aristana e via Arborea, il Comune di Oristano aveva deciso di spostare temporaneamente le bancarelle. Il Comune di Cabras avvisa che è stato approvato l'avviso per il reddito di inclusione sociale relativo all'anno 2018. Le domande dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo a mano entro le ore 13 del 5 ottobre 2018 oppure inviate tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale protocollo@comune.cabras.or.it entro le ore 24 dello stesso giorno. Il Comune di Villa Urbana avvisa che sono state pubblicate le graduatorie definitive per l'assunzione di 16 unità di personale da impiegare nei cantieri comunali per i seguenti profili: 6 manovali agricoli, operaio semplice, 3 conduttori di trattori agricoli, operaio qualificato, 4 operatori alla motosega, operaio qualificato, 3 geometri, capocantiere. Questa sera a Oristano, nella piazza Pintus, al Foro Boario, per i festeggiamenti di Santa Croce, si terrà la Sagra del Mugine, con degustazione e vendita promozionale di zippole, dalle ore 21.30, serata folk. Giovedì 20 settembre, nei locali dell'ex matatoio comunale di Oristano in via Parigi, si terrà un nuovo appuntamento, organizzato dai veterinari dell'ASL, per la microcipatura gratuita dei cani non ancora iscritti all'anagrafe. Per accedere alla prestazione è necessario prenotare chiamando il numero 345-6619-323, da lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12.30. Il Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano intende attivare corsi di lingua inglese per adulti finalizzati alla preparazione delle certificazioni internazionali Trinity. La durata dei corsi è di 40 ore per 3 livelli. Le persone interessate possono inviare la propria adesione alla docente referente Stefania De Plano all'indirizzo di posta elettronica stefaniadeplano4@gmail.com entro il prossimo 2 ottobre.